fratelli bianconeri e sorelle bianconere, the champions, the super champions, the scoppiazzamentos della Super Legas e poi campionato. E l'ultimo giorno di mercato, oggi è un venerdì incredibile, la vostra rassegna stampa del 30 agosto 2024. Incominciamo con i nostri sportivi, la Gazzetta dello Sport, il titolo principale è Che botti, nuova Champions, super sfide per le nostre 5 italiane. Il City per Inter e per la Juve, il Real di Ancelotti con Atalanta e Milan, il Liverpool sulla strada, Liverpool di Chiesa, sulla strada del Bologna e del Diavolo. Ma gli ottavi sono possibili, serviranno almeno 16 punti. 14-16 punti secondo Allegri, che sapete lui quello che ci becca sempre nei punteggi, non c'era bisogno di un grande studio, bastava guardare un attimo i gironi nostri e delle altre, perché qui sta il punto, lo scoppiazzamento, perché la Superlega, no, la demonizzata Superlega, che aveva all'inizio un'idea stile no, Superlega di basket, e quindi con le grosse squadre, quindi tu continui a fare dei grossi eventi, dei grossi partitoni, delle grosse casse di richiamo per i tifosi. Qua hai messo una partita in più della prima fascia, perché ne pescavi due per fascia, quindi è evidente che la Juventus della prima fascia ha preso il City e il Leipzig. Poteva anche andare peggio, prendere City e Real, ma comunque potevi prenderne due invece che una rispetto a prima. Poi contano le altre fasce, quindi essendo 8 partite non più 6 che devi fare, contano poi le altre gare, quindi se anche tu hai due grosse squadre ma le altre sei sono medio piccole, sei agevolato, quindi è la fortuna del sorteggio, perché ognuno avrà delle squadre diverse ma i punti conteranno nello stesso girone. E quindi attenzione, perché scatta anche, va bene i punti che fai tu, ma se le prime, no, le prime 8 della prima fascia quando hanno il sorteggio ce l'hanno agevole, tu poi puoi fare tutti i punti che vuoi nelle tue partite, ma se le altre poi hanno degli scontri agevoli ne fanno sempre di più. Quindi è molto contorta, è poco spiegabile e il sorteggio è stato un casino indescrivibile. Con 9/10 punti, calcola la Gazzetta, puoi andare ai playoff, perché le prime 8 si qualificano, dalla 9a alla 24esima fai gli spareggi playoff per poi qualificarti. 16 pagine sulle italiane e il regolamento, 16 pagine per spiegarlo. Copia e incolla della Superlega rivista male. La Juve, comunque, veniamo ai fatti concreti, ha preso il Manchester City, il Benfica, il PSV Eindhoven e lo Stoccarda, e queste sono 4 partite che si fanno in casa allo stadio, ma attenzione. Il Lipsia, il Bruges, il Lilla e l'Aston Villa sono 4 partite che giocheremo in trasferta. Non ci sono più andate e ritorno perché non c'è un girone tuo, c'è il girone unico, ognuna fa 8 partite e i punti si contano in una grandissima classifica comune. Questo in sintesi. Il nuovo regolamento. Attenzione alla Fiorentina che è riuscita a passare ai rigori in Ungheria, in Conference, con De Gea. Grazie a De Gea che la salva, 6-5. Ancora Champions, le prime 8 agli ottavi, non ci sono super sfide, contano i risultati, 8 partite, la formula è strana, ci vuole fortuna, il sorteggio è strano ancora di più, hanno pescato con le mani, sorteggio semiautomatico, il sorteggio semiautomatico come il fuorigioco, hanno pescato con la pallina una squadra e poi il computer con l'algoritmo è impazzito, sembrava il tabellone delle partenze e degli arrivi dell'aeroporto, il computer e le 10.000 combinazioni. Ma stava a chiamare Allegri, gli chiede quanti punti ci va, sa che lui ci becca nei punti. Juve ritorna in Europa, la signora ritrova la Coppa e Di Maria, Benfica e Di Maria, e poi la sfida a Pep Guardiola, un esame da big. Gli ex Douglas e Mbangula contro le loro appunto ex squadre, la Aston Villa e il Bruges. Intanto mercato Sancho last minute, giunto, li resta in attesa, ma il Chelsea si fa sotto, io ho chiesto direttamente, mi è stato risposto di no, no Sancho, no Sancho, no parti, rimaniamo così, chiudiamo Gazzetta, apriamo tutto scuola. Thiago Pep, ti aspetto allo stadium, revival Lille e Aston Villa, da altri tempi, per UEA e Douglas Lewis, domani il calendario, perché si sa con chi giochiamo e se giochiamo in casa o in trasferta, ma le date ce le dicono domani, quindi state pronti per prenotare poi gli aerei per le trasferte. 8 sfide toste ma alla portata della Juve, dalle simulazioni qua servono 17 punti, un punticino in più, ognuno fa la simulazione
che vuole. Ultimo giorno di mercato, Napoli su Arthur, attenzione, in prestito dalla Juve, novità, mentre Sancho spera nel rilancio Juve ma a condizioni di saldo e quindi non si fa. Chiesa a Liverpool tra ringraziamenti e frecciate, lui dice e specifica per il rinnovo, non ho mai ricevuto proposte, dice Chiesa, né al rialzo né al ribasso. E questo è vero, Giuntoli la proposta nuova non gliel'ha fatta alla fine, cioè quando è arrivato, quando è tornato alla Juve dalle vacanze matrimoniali piccole, gli è stato detto sei fuori progetto, questo è vero. Champions League con quote, poste, big, con queste big, l'Allianz è piccolo, ma c'è il pacchetto, tempo fino a lunedì per acquistare il mini abbonamento con le 4 sfide in casa di Champions League, già 4.000 venduti, affrettatevi, le curve costano 129 euro per guardare le 4 partite di Champions League, dove c'è dentro anche il Manchester City di Pep e di Haaland. Pessotto dice saremo pronti, saranno i dettagli a fare la differenza, tanto per cambiare. Juve, piano da 58 gol. Ah, per la semina di Thiago, Nico il top scorer con 16 gol di giocatori arrivati, Douglas 10, Azic 8 con 6 a 8, Thuram soltanto un gollicino. E il parco rigoristi si allarga perché questi sanno tirare i rigori, ma tanto poi non ce li danno, quindi era inutile prendere i rigoristi. Prove di nuova Juve, al primo allenamento di Kop ci sono Nico Gonzalez, Kop Miners e Kiko Conceição. Chi di questi giocherà già contro la Roma? Ne parleremo nei prossimi giorni quando saremo sotto partita. Giochiamo domenica sera. Chiudiamo col Corriere dello Sport Stadio. Presi! Inter, Juve, Torino, Guardiola, Milan e Atalanta contro Ancelotti. Ne devi prendere due dalla prima fascia, quindi almeno una l'avresti dovuta pescare di forte, no? Pessotto dice, sfide affascinanti, la Juve giocherà alla pari con tutte le big. City malissimo come pescata, Lipsia benissimo però, perché rispetto alle altre, quindi una è andata bene e una è andata male, ma alla fine il girone della Juve diciamo che è mediamente proponibile. Si comincia il 17 settembre, il punto di non ritorno, scrive Zazzaroni, sembrava il televoto, a un certo punto ci aspettavamo che qualcuno dicesse stop al televoto, fissiamo le partite, insomma un gran casino, tutti quelli che erano in diretta non ci capivano niente di come incastrare il regolamento, del perché era stata strappata quella, ma se andava, ma prima devo andare in trasferta poi in casa, ma me lo dicono adesso, ma qua, ma c'è, insomma. A mezzanotte chiude anche il mercato, alle 20.45 invece comincia il campionato con Inter-Atalanta, ciliegina Sancho, giunto gli aspetta la risposta dello United, i bianconeri sono fermi al prestito secco con partecipazione della Juve all'ingaggio del solo 35% e quindi non si farà e io mi sono salvato, vuol dire, le gambe dal cammino di Santiago. Roma, attenzione, salta Danso, non passa i test medici e allora la Roma vorrebbe chiedere in extremis oggi alla Juve Giallo, che ha rifiutato Giallo tutte le altre destinazioni. Proposte, chiudiamo con McTominay in trionfo a Napoli, Conte applaude Lukaku che dice essere unico e Napoli chiude un mercato importante in attesa di vedere se riesce a prendere anche Arthur dalla Juventus, mentre Fiorentina viola in 9 Mito De Gea che gli fa passare il turno di Conference League in Ungheria, hanno chiuso in 9 le spese top del mercato. Chelsea 261, Brighton 231, cioè il Brighton, sta squadretta inglese, è seconda nelle spese con 231 milioni sul mercato, poi non voleva la Superlega le inglesi, Chelsea 261 con 50 giocatori che non sanno neanche quello che farsene, Brighton 231, Atletico Madrid 185, Aston Villa, altra inglese, 176, Paris Saint-Germain 169, United, altra inglese, 164, la Juve al momento si attesta in 1, 2, 3, 4, 5, 6, settima posizione con 162 milioni spesi sul mercato, ma un centinaio ad oggi, anzi già qualcosa di più perché bisogna contare Chiesa, di cessioni e quindi il saldo è assolutamente sostenibile, come è sostenibile la vostra, la rassegna Stramba, tutti i giorni in esclusiva sui nostri canali.